Oggi vi presenteremo delle ricette che seguono le regole di una corretta alimentazione. Ricorda che la migliore dieta è quella mediterranea, ma come faccio a capire cosa mangiare? Segui le nostre ricette e ricorda il piatto del mangiar sano. Il piatto del mangiar sano. Ad ogni pasto principale ricorda di introdurre dei carboidrati da cereali, meglio se integrali, delle proteine sane, delle verdure e della frutta. Condisci con olio d'oliva e bevi acqua. Ed ecco alcune delle nostre ricette. Hamburger di pollo e vegetariani. Ingredienti: ceci, carne di pollo, pomodori, zucchine, insalata, pane, mela, acqua. Per prima cosa tagliamo i pomodori a rondelle e le zucchine a fettine sottili. Dopodiché grigliamo le zucchine in padella. Facciamo e cuociamo gli hamburger di pollo. Laviamo e frulliamo i ceci, dopodiché gli diamo la forma di un hamburger e li cuociamo. Laviamo l'insalata e tagliamo la mela a rondelle. Tagliamo il pane e farciamo gli hamburger. Buon appetito! Ricetta senza under 18. Uova alla coque con contorno di spinaci. Ingredienti: uova, peperoncino, olio, spinaci, pane e acqua. Ricetta: prendere una padella e metterci dell'olio, mettere gli spinaci e lasciarli cuocere per 10-15 minuti. Prendere un pentolino e mettere a bollire dell'acqua. Mettere dentro le uova e lasciarle cuocere per 4 minuti. Prendere il pane e tagliarlo a fettine. È composto da carboidrati presenti nel pane, vitamina C contenuta nella mela, proteine salutari presenti nelle uova e vitamina A presente negli spinaci. Tutti oggi faremo la nostra ricetta del mangiar sano, che è del pollo al curry con verdure grigliate e riso basmati. Per prima cosa facciamo il soffritto con aglio e cipolle. Poi, dopodiché, dopo che il soffritto è pronto, mettiamo anche il curry e dopodiché il pollo. Poi mettiamo a grigliare le verdure, melanzane, zucchini e peperoni con sale e pepe. Quando il pollo è pronto aggiungiamo anche lo yogurt greco per renderlo più cremoso. Per ultima cosa facciamo il riso basmati. Come frutto una mela. Ecco il piatto finito! Oggi vi presentiamo la nostra ricetta del mangiar sano e vi insegniamo a preparare la pasta ai ceci e come contorno dei broccoli salati in padella. Per prima cosa mettiamo i ceci in una pentola e aggiungiamo un bicchiere d'acqua. Aspettiamo 10 minuti finché non bollono. Nel frattempo tagliamo i broccoli e li mettiamo in acqua fredda e prepariamo l'acqua in una pentola per far bollire. Passati 10 minuti spegniamo il fuoco sotto i ceci e li frulliamo. Quando l'acqua bolle buttiamo i broccoli e aspettiamo 5 minuti. A questo punto scoliamo i broccoli e mettiamo in una padella un filo d'olio di extravergine e dell'aglio e facciamo saltare i broccoli. Intanto in un'altra pentola mettiamo l'acqua per la pasta e quando inizia a bollire saliamo e poi buttiamo la pasta. A fine cottura scoliamo la pasta e la uniamo alla passata di ceci. Ed ecco il piatto del mangiar sano finito. La nostra ricetta: pasta con pesce spada e pomodorini. Ingredienti: rigatoni, pesce spada, pomodorini ciliegina, basilico, capperi, olio evo e sale. Per prima cosa abbiamo messo a bollire l'acqua e poi buttato la pasta. In seguito abbiamo tagliato i pomodorini a metà e il pesce spada a cubetti di circa un centimetro.
Nel frattempo abbiamo messo l'aglio in padella per soffriggerlo e abbiamo scolato la pasta. Per finire abbiamo messo nella pentola i pomodorini e il pesce spada, aggiungendo i capperi, il basilico e le mandorle. Ecco quel piatto finito. Buon appetito! Quindi per avere una corretta alimentazione non è necessario pesare e contare le calorie, ma basta seguire le regole del piatto del mangiarsi. Metti sempre dei carboidrati, pane, pasta, riso, scegli delle proteine sane, carne bianca, legumi, pesce, uova, formaggi magri. E, importantissimo, abbonda con la verdura, mangia sempre la frutta, usa poco sale e condisci con olio d'oliva. Non sostituire l'acqua con bevande zuccherate, mangia semplice uguale mangia sano.